Ogni martedì su Radio Antenna 3 il basket è protagonista. Spicchi Arancioni, il basket dilettantistico si racconta alla radio con ospiti, interviste e curiosità. Ogni martedì alle 13 e alle 22 Fernando Tecchi vi aspetta per farvi conoscere il mondo del basket dilettantistico. Allora, benvenuti alla nuova puntata di Spicchi Arancioni, parliamo di basket minore. Oggi ospiti per la Serie D abbiamo i giovani del Camp Montecchio che si presentano da soli. Daniele Arduini, Camp Montecchio, playmaker. Costantini Matteo, Camp Montecchio, guardia. Samuele Di Noto, Camp Montecchio e Pisaurum, lungo. Ok, vi do le partite e la composizione dei quattro gironi per la seconda fase della Serie D. Non si sono giocate partite in settimana, quindi vi do le partite che si giocheranno nel fine settimana. Allora, il girone A, Camp Montecchio Basket San Benedetto, domenica alle 21 alle 18. Amandola Pallacanestro Cerreto, domenica 21 alle 18 e Riposa Macerata per il girone A. Nel girone B, Ducale Urbino contro Pedaso, sabato 20 alle 18. Vis Castelfidardo Montemarzano, venerdì alle 19. No, venerdì 19 alle 21 e Riposa l'Orsa. Nel girone C, Civitanova Basket Fanum, venerdì 19 alle 21.30, Amatori San Severino, Taurus Iesi, sabato 20 alle 18 e riposano i Rangers Montegranaro. Il girone D, Suttor Montegranaro, Aquarius Pesaro, venerdì 19 alle 21.30, Aesi Iesi, Vittoria Fermo venerdì 19 alle 21.30 e riposa la Virtus Iesi. Naturalmente per chi vuole andare a vedere il Montecchio domenica 21 alle 18 al Palladionisi, naturalmente. La partita è stata spostata per problemi del San Benedetto che non poteva giocare il sabato. Allora, cominciamo a parlare con i nostri ospiti. Cominciamo, chi è che ha il microfono? Da Costi, dai. Allora, questa esperienza in Serie D. L'anno scorso avete fatto anche qualche presenza, anche l'anno scorso, però quest'anno siete più coinvolti, no? Sì, quest'anno molto più coinvolti rispetto all'anno scorso, molto presenti alle partite, diciamo. E agli allenamenti. Vi trovate bene? Come ti trovi? Sì, dai, abbastanza bene, sì, assolutamente. Ci sono dei giocatori esperti, molti esperti. Molto esperti. C'è da imparare, quindi. Con tanti anni di esperienza, diciamo. Polveroni Donati. Medde. E compagnia bella. Ciao. Ciao. Passa la palla a Arduini. Tu sei il play del futuro del Montecchio. Perché ridi? Perché ridi? È così. Non ne sono tanto convinto. Però. Come non sei tanto convinto? Cerchiamo di svecchiare. Sì, sì. La società ha deciso di investire nei giovani perché c'è difficoltà ad andare avanti per queste piccole società con i parametri che vengono pagati per fare questi campionati, quindi si cerca di avere giocatori di proprietà, quindi la società investe su di voi. Speriamo, cioè, noi cerchiamo di fare il possibile, di giocare al massimo e di allenarci sempre e cerchiamo quindi di portare avanti questo progetto. Quest'anno avete avuto in alcune partite dei buoni minutaggi, no? Sì. Ci sono partite che venite più coinvolti tese, di meno, ecco. Sì, che più punto a punto, quindi noi non siamo molto esperti, quindi non possiamo giocare molti minuti, quindi... Tu davanti a te nel ruolo c'è diversi giocatori, perché... Sì. C'è il play titolare che è con Sani, però ci sono anche Donati e Terenzi che giostrano qualche volta in quel ruolo lì, quindi c'è tre tipi di play diversi da cui c'è da imparare diverse cose. Sì, abbiamo Donati molta esperienza, da cui appunto anche in allenamento possiamo imparare molte cose. Abbiamo con Sani invece che è un ragazzo giovane come noi. E che un po' più di anni di voi, sì. Passiamo a Samu, che è quello che ha più minutaggio di tutti, perché ha un ruolo che è difficile trovare lunghi
lunghi bravi, lunghi non bravi, lunghi giovani con prospettive in queste categorie. Tu giochi circa 20 minuti a partita, sì. Quindi se sei impegnato abbastanza assiduamente. Adesso stai entrando anche in quintetto ultimamente. Sì, ultimamente sì, stavo giocando anche titolare. Quindi tu hai poi anche l'anno scorso hai fatto... Sì, l'anno scorso ho iniziato l'anno scorso a fare la panchina, però dopo ogni partita riuscivo sempre a avere più minutaggio. Infatti l'anno scorso ho fatto una bella crescita. Quindi anche a fine campionato, anche l'anno scorso hai fatto diverse partite in quintetto. Sì, ho fatto... E quest'anno hai deciso di avere anche un'altra esperienza, sì, parallela. Di provare il tesseramento in Serie C. Stai provando anche col Pisaurum in Serie C, dove sì. Però è un po' più difficile giocare. Sì, è un po' più difficile giocare, però è sempre un'esperienza che mi sta facendo crescere. Perché in allenamento ti ritrovi a giocare, sì, con gente con molto più lunghi, esperto. Tipo... Cecchini, Vichi, Giunta e compagnia bella. Niente, volevo da voi anche un giudizio sull'operato, sulla conduzione tecnica della Cambontecchio, dove ci sono sia Morelli, che oltretutto anche il presidente della società, e Fetta. Paoluzzi, che tutti lo conoscono come Fetta, a Pesaro lo conoscono come Fetta, che anche lui, nonostante sia abbastanza esperto, no? Perché diversi anni si impegna sempre alla grande. State imparando, siete contenti di quello che... Sì, c'è Fausto che a noi giovani ci dà una bella mano. Sì, fa anche degli allenamenti. Fa degli allenamenti solo per noi, ci dà molti consigli, aiuta, consiglia anche a Morelli di farci giocare di più. E invece c'è Morelli che comunque punta su di noi e sì. ci sta provando a farci giocare di più. Cioè, a me mi fa già giocare dopo... Agli altri, no, ma cerca di far giocare. Ma sta cercando anche di far giocare loro. Costi, abbiamo avuto anche in settimana un amichevole con una squadra di Blue League, non è che ci siamo comportati molto, molto bene, no? Non ci siamo comportati molto bene, no? Sei un po' arrabbiato, Massimo. Abbastanza, però c'è Fausto sempre con le perle, risolve tutto. Le perle di saggista di Fausto. Sì. Vabbè, però no, quando per ci resto, vuole, ci vuole. Siamo andati in Pomosce a fare un amichevole. Loro ci tenevano perché giocavano con una squadra che fa il campionato di Serie D. Sono una bellissima squadra, sì. Loro, perché hanno per un sacco di giocatori che hanno fatto campionati anche di Serie C. E quindi non era. Siamo andati lì un po' musci. Sì, siamo andati un po' musci, ecco. Non solo voi, ma tutta la squadra. A parte qualche giocatore che si salva un po' con la Tigna. Sì. No, per il resto. Passo il microfono a Daniele, che lui ci racconta anche un po', lui fa anche l'Under 18, fai, no? Sì, gioco anche in Under 18 con i Montecchio Tigers. Sì. Adesso a questo punto del campionato siamo secondi in classifica. Ultimamente stiamo perdendo un po' di partite, però cerchiamo di puntare al titolo, a vincere il campionato. Allora, voi due siete del 97. Tu sei del 98, quindi voi non quest'anno c'è stata una scelta di non fare l'Under 20 su a Montecchio per problemi di distanza, per problemi anche di organico, perché non si arrivava ad avere giocatori a sufficienza. Il prossimo anno molto probabilmente invece o sarà fatto quello, o sarà fatto comunque in parallelo un altro campionato, che può essere la prima divisione, la promozione, non so. E quindi ci ritroveremo in squadra anche altri giocatori del 97. Sì, 97, 98. No, 98, scusa. 98. Che giocano assieme a te. Sì, ad esempio abbiamo Giacchetti, 98, Sora. Sì, poi, sono giocatori bravi. Sì, sì, dai. sì giocano in squadra. E poi volevo menzionare, passa il microfono a Costi. Anche i giocatori che con noi hanno fatto qualche presenza quest'anno in Serie D, che non sono qui presenti. Ah, tipo... Ballerini, tipo.
Ah, ballerini, ecco, manca ballerini. Manca ballerini. Beh, ballerini è uno che ha fatto parecchie presenze, Mirko. Ne ha fatte molte. Ne ha fatte molte e non viene, non viene in trasmissione. Esatto. Però ci sono stati anche l'Aloni. L'Aloni. Che studia troppo. Poi Domenicucci e Sambuchi che sì, mette a finire in Blue League. Che sono in Blue League e Domenicucci gioca anche a pallavolo, mi hanno detto. Sì. Sì, sì. Va bene, dai. Concludiamo da questa pagina oggi improntata sui giovani. Diamo appuntamento per la serie di la prossima settimana. Ok. Apriamo la pagina che sarà un po' mista, dedicata sia alla C che alla Blue League. Intanto gli ospiti si presentano. Ciao a tutti, Matteo Velligotti, giocatore più o meno della Lupo. Ciao a tutti, invece sono Lorenzo Giommi e gioco nella Lupo Pantano insieme a Belli. A Belli. Sono venuto qui, andiamo. Allora, visto che ho due miei amici juventini oggi qui, non è che non ce l'ho con le altre squadre, però noi volevamo fare, adesso visto che abbiamo fatto un sorpasso domenica così, tanto per fare, allora io metto questo. E adesso salutiamo, facciamo un saluto a tutti i nostri amici nel basket juventini. Allora, dedichiamo questo sorpasso a Lele Del Monte, Giulio Olivieri, Ale Medde, Il Grasso, Massimo Giulianelli, Michi Andreani, Franci Donati, poi c'è anche il corso del Montecchio Morelli, suo figlio Nico Morelli, eccetera, eccetera. Così, tanto per salutare tutti i nostri amici juventini. E adesso passiamo alla trasmissione. Certo. Seria. Allora, intanto, visto che voi un po' la conoscete qualche giocatore, tu hai militato fino all'anno scorso in Serie C, i risultati della Serie C. Allora, era la seconda giornata della fase orologio, i risultati sono questi: Stamur Ancona, Pisaurum Pesaro, 58-67, il Pisaurum è stato vittorioso in trasferta. Vi do anche i principali marcatori della partita: per la Stamura, Giacchi 14, Canali 12, Bellesi 11, Giunta 14, Bellesi 11, poi quelli del Pisaurum, Giunta 14, Cecchini 12, Benedetti 12 e Giacomini 10. Il Bramante ha fatto un'importante vittoria in casa 67-56 contro il Matelica. Sono contento che il Bramante ha vinto dopo un periodo un po' buio. Hanno realizzato Ricci 18, Rosa 14 e Di Sciullo 10 nel Bramante, Sorsi 15, Muniz 10 e Ranitovic 10 nel Matelica. Poi il Tolentino ha vinto 99-71 contro la Virtus Porto San Giorgio. Il Tolentino guida la classifica e mi sembra la squadra più completa che disputa la C. Sono andati 7 uomini in doppia cifra, tra cui Temperini 19, Vissani 19, poi Pelliccioni 12, Laguzzi 12, Rossi 11, questo non so neanche pronunciarlo, Samarzic 11 e Bartoli 10. Mentre nel Porto San Giorgio hanno realizzato Tortolini 20, Allen 18 e Carter 14. L'abbiamo detto diverse volte, ci sono un sacco di stranieri quest'anno in Serie C. Fermignano Pedaso, purtroppo il Fermignano ha perso in casa 59-68 visto che mancava Roberti nel Fermignano. Tagnani ha realizzato 29 punti, Crescentini 8. Invece nel Pedaso Morresi 17, Di Argilla 17, Domesi 16. Scusate. Il Loreto ha vinto il derby contro il Vasco Giove nel 77-65. Hanno realizzato per il Loreto Giroli 23, Cambrini 14, Savelli Luca 12, Jovanovic 10, per il basket giovane Baiocchi 14, Santinelli 11, Antonelli 11, Andreani 10. Il Campetto ha perso in casa 60-63 con il Recanati, non ho i tabellini. La Robo Rosimo
ha vinto, dopo, anche questa dopo una serie di sconfitte, la seconda classifica, l'Aianus Fabriano, con un pesante punteggio 97-72, e hanno realizzato per la Robur Osimo, Dominguez 26, Armento 14, Redolf 16, Cardellini 13, mentre per il Fabriano, Taylor 26, Franklin 12, Quarza 10. Sembra un campionato di A2. Ma poi mi sa che questi li hanno presi ultimamente. Sì, mi sa che Dominguez non c'era, quindi dovrebbe essere nuovo. Poi l'Urbania ha vinto in casa contro la Cestisti Cascoli 76-70. Nell'Urbania hanno realizzato Diana 15, Longoni 14, Pentucci 10. Nella cestistica Mazzella 22, Mazzella è un argentino, e Angeli 21, e Angeli è un giocatore che giocava assieme a Carlton Myers a Rimini. Urbani è tornato a Imstad. Poi il Fossombrone ha vinto 87-76 contro l'Ascoli Basket, ma non ho i tabellini, e non si è disputata Virtus Civitanova Porto San Giorgio Basket per il decesso purtroppo che è avvenuto qualche giorno fa di Giuditta Conda Matteo, visto che nel Porto San Giorgio gioca il fratello Marco Conda Matteo, la partita è stata rinviata. Facciamo comunque le condoglianze alla famiglia, perché è una ragazza così giovane che ha giocato, poi ha fatto parte anche delle giovanili qui dell'Olimpia per un anno, sì, qui a Pesaro l'ho giocato. Allora, do anche la classifica. Allora, la classifica della Serie C, la guida il Tolentino con 36 punti, Janus Fabriano secondo a 32, poi ci sono Pisauro e Pedaso 28, il Fosso 26 punti, Virtus Civitanova, il Campetta Ancona, Pallacanestro Urbania, Virtus Porto San Giorgio e Materica 24 punti col Civitanova che ha giocato una partita in meno. Ascoli Basket e Loreto Pesaro 20, Robur Osimo 18, Porto San Giorgio Basket e Pallacanestro Recanati 14, Stamura Ancona 12, Farmignano 10, Cestisti Cascoli Bramante 8, chiude il Basket Giovane a 4 punti. La classifica è completa delle 20 squadre dei due gironi, perché poi da qui sarà formato la griglia per le due squadre che andranno a disputare le finali, le 8 squadre che disputeranno la Coppa Marche, e poi quelle che faranno i play-out. Retrocedono sì, perché il campionato nel giro di due anni verrà portato a 16 squadre, girone unico, mentre la Serie D saranno due gironi da 14 squadre, quindi adesso sono due gironi da 10. Quindi, vi do anche gli appuntamenti per la prossima giornata. Allora, il Campetto Ancona Virtus Porto San Giorgio sabato 20 alle 18, Loreto Pesaro Porto San Giorgio Basket sabato 20 alle 19, si disputerà al Palasport di Viale dei Partigiani, Pallacanestro Urbani Ascoli Basket sabato alle 21, Virtus Civitanova Matellica sabato alle 21, Tolentino Pisaurum, bella partita questa, il Pisaurum va in casa della prima in classifica, sabato 20 alle 21.15. Bramante, Janus Fabriano, il Bramante ospita la seconda in classifica, sabato alle 18 alla palestra di Villa Fastigi, la Galilei di Villa Fastigi. Stamura Ancona, Cestistica Ascoli, sabato alle 21. Farmignano, Basket Giovane, domenica 21 alle 18.15. Quindi trasferta del Basket Giovane in quel di Farmignano. Robur Osimo Recanati domenica alle 18.15 e chiudere il Fosso Pedaso domenica alle 18. Con questo concludiamo la pagina della Serie C. Apriamo la pagina della Blue League, così i nostri ospiti sono più interessati, visto che sono giocatori della Lupo Pesaro. Vi do i risultati della giornata che si è conclusa la settimana scorsa ed era la prima di ritorno. Allora,
Blue Crabs Montefeltro Carpegna 62-56. Principali marcatori nei Blue Crabs: Nardi 13, Rocchi 12, Battistoni 8. Nel Montefeltro Carpegna: Federici 11, Severi 8 e Grassi 7. E il Fano ha vinto in casa con il Formignano 73-66. Il solito Baldratti 27 punti, De Ales 20, Franceschini 12, Briscoli 11 nel Fano, Cagnoli 21, Clary e Nea 22 nel Fermignano. Il Calcinelli ha vinto con l'ultima in classifica, il Ravens Montecchio 78-51, Santarelli 14, Pascucci 13, Casagrande 10 nel Calcinelli, Federici 21 e Vero 8 nel Montecchio. Ma il Federici che gioca a Montecchio, che fa sempre parecchi punti, lo conoscete? Avete giocato nel Ravens? No. Perché è Federico, mi sembra che si chiami, no? Non è Federico Federici quello che giocava? Ravens Montecchio? No, così mi è venuto un dubbio. Poi Marotta Sharks, Lupo Pantano 43-61, Figuera 10, Bauchero 9 e Mutiz 10 nel Marotta, Alessandrelli 16, Cordella 10, Belligotti e Iannetti 8 nella Lupo. Ignoranzia Urbania Snells 66-53, nell'Ignoranzia Mazzi 23, Giannotti 20, Gregorini 20, nell'Urbania Cattani 11 e Pazzaglia 8. I Gattacci e i Wildcats hanno vinto contro il Basket Montecchio 66-53, stesso punteggio della partita precedente. Primari 16, Cavallo 11, Amadori 16 nel Wildcats, nel Montecchio Gasparelli 10, Rossi Peppe 10 e Rossi Filippo 8. Hanno riposato Ipsum. La classifica vede l'Ignoranzia in testa pari merito con i Wildcats a 24 punti, Ipsum a 20 con una partita in meno, New Life sempre Fano a 20 con tutte le partite giocate, Calcinelli, Lupo, Urbania a 16 punti, Blue Crabs a 10, Montefeltro Carpegna, New Basket Montecchio 8 punti, Fermignano Boris 4, Marotta Sharks 2, chiudono il Ravens Montecchio a 0 punti. Allora, te non hai partecipato alla vostra partita? No, parla per te Matti, dell'ultima partita, poi dopo passiamo la parola anche a Lorenzo. Allora, voi eravate impegnati in trasferta a Marotta. È stata una partita, siamo andati giù che senza Pentu, che l'allenatore che era impegnato con le giovani a Scavolini della VL, però comunque allenava Rocco, grande capitano. Stati tranquilli, no? Abbiamo avuto il primo quarto, abbiamo fatto un attimo fatica a ingranare, poi abbiamo iniziato a difendere forte, siamo andati via in scioltezza, più 15, sempre più 10, più 15, alla fine più 20, ma sempre in tranquillità. Bewi fa sempre canestro. Bewi domina, incredibile. Sempre canestro, in ogni modo, dai 3 metri non può sbagliare, incredibile. Avevate qualche altra assenza oltre a Giomo? Mancava Giomo, Filippucci mancavano, poi chi è che mancava? Mancava Giotto. Ma alla fine siamo una squadra lunga. Abbastanza non lunga. Sì, siamo lunghi, tutti possono giocare, tutti bravi ragazzi, un bel gruppo comunque. Ecco, una squadra che l'anno scorso ha partecipato alle Final Four, ha perso la finale. Siamo arrivati a Giomo e non la riusciamo a sfangare. Ecco. No, non è vero, abbiamo solo perso 4 partite punto. Però abbastanza, siete una delle squadre che è abbastanza strano che siete... Che non siete tra le prime 4. Perché abbiamo perso 5 partite, di cui 4 le abbiamo perse con scarto da 1 a 3 punti, tutte stati sommari di perdere tutte punto a punto, e dopo le paghi queste cose. Alla fine, tanto il campionato è spaccato in due, no? Sì. Quelle partite decisive le abbiamo perse tutte, in sostanza. Sì, praticamente è spaccato in due. Le prime, diciamo che le prime 7 stanno più, sì, dai, ce la giocano di più. Sì. Però purtroppo le abbiamo perse tutte per ora, adesso speriamo nel giorno di ritorno di fare un bel giorno di ritorno, via dai. Comunque il livello del campionato quest'anno Belli giocava anche l'anno scorso, l'ha fatto con l'Ignoranzia. Tu è il primo anno che
che frequenti questi campi, quindi cosa ne pensi del campionato di Blue League? Sì, no, il campionato è molto bello, bello organizzato, ovviamente sì, è un ritmo totalmente diverso da quello che ero abituato, però è normale che sia così. Però allo stesso tempo è comunque divertente, poi coinvolge molto, niente, adesso vediamo un attimino di risalire, perché ancora diciamo non abbiamo una nostra identità, perché tra tutto causa lavoro non riusciamo mai a essere magari in 10 per allenarci bene, oppure a volte siamo in tanti e ti alleni un pochino più a rilento. Quindi sai, quando trovi un equilibrio è difficile anche quello. E magari in queste partite, come diceva lui, alla fine quando sei punto a punto le paghi. Però dico, è solo questione insomma di avere un attimino un pochino più di pazienza e migliorarci. È anche vero che questo è un campionato che appunto perché è un campionato dove soprattutto sì, no, tecnicamente molto valido. Poi a livello di intensità può perdere qualcosa nel confronto dei campionati FIP, perché lì ci si allena di più, giocano più giovani. Sì. Però ti posso dire che per esempio noi la settimana scorsa abbiamo fatto una amichevole con Ipson sono una squadra tosta da ridere. No, ma io tosta da ridere, quindi abbiamo preso una bella sì, alla fine il campionato siamo andati lì mosci alla fine di livello, dai, ci sono giocatori che comunque hanno giocato in categorie alte, giocatori che potrebbero giocare in categorie più alte, comunque sia sì, giocatori forti ce ne sono, gente fuori categoria come Baldrati, gente varia ce ne sono. Di gente fuori categoria ce n'è la metà, diciamo, cioè fuori categoria, questa ormai è diventata una categoria. Ormai è diventata una categoria. Che uno si rifugia lì perché in quel momento non ha la squadra o perché ha deciso di fare una scelta di vita diversa per far coincidere lo sport con il lavoro. Ecco, appunto dicevo che gli inconvenienti di cui parlava Giomo sono normali in un campionato del genere, perché uno sceglie di fare questo campionato qui perché c'è il problema del lavoro, c'è il problema magari che oltre a questo, come da voi succede, Pentucci allena anche le giovani. Alla fine lo fai per passione. Sì, lo fai per passione, però ti diverti a farlo comunque, perché poi si fanno... Vengono organizzate giochi, belle cose, viene fatto lo Star Game. L'anno scorso noi come radio abbiamo seguito tutte le Final Four, abbiamo fatto anche le riprese della finale, abbiamo fatto la finale in diretta, fatto la finale in diretta radiofonica, quindi sono cose che sono abbastanza... carine. Sì, no, ma poi anche su Facebook, no? Adesso c'è perennemente aggiornato, poi adesso no, in occasione dello Star Game ho visto che ha messo tutte le foto con cappellini, t-shirt, felpe. Adesso molto bella anche quella. Hanno fatto idea. Anche le felpe, i cappellini. Sì, proprio bellino molto. Sì. Quindi niente. No, bisogna, organizzato bene questo film. Ecco, bisogna ringraziare alcune persone in particolare, tipo Giulianelli, anche Grasso che si dà da fare con voi. Sì, veramente da ringraziare per l'impegno e per il risultato che ottengo. Belli, quanti anni sono passati quando Grasso giocava con noi? Sono 6-7 anni. No, sono 7 anni e mezzo, te lo dico io. Sono 7 anni e mezzo, quanto... Io mi ricordo di Grasso con la vittoria che abbiamo fatto in trasferta, che è salito sul tetto del pulmino senza se guardare. Te lo ricordi? Oh, scena la Grasso però, dai. Era troppo bello. Troppo idolo. Troppo bello. Quel campionato lì ci siamo divertiti un gran bel po'. Il primo anno di Serie D era il primo. Il primo anno di Serie D. Anche lì, forti, le squadre che c'erano. Erano forti. Noi come matricola ci siamo comportati bene. Arrivati sesti? Sì, ci siamo comportati molto bene. No, hanno fatto un super campionato, dai. Grande, bella annata, grandi ricordi. Tipo la mia squalifica, ma non lo dire, dai. Allora, dai, adesso diamo anche le partite della settimana entrante, che è la seconda giornata di ritorno. Riposa l'ignoranza. Ah, volevo dire, comunque, il livello delle prime squadre
adesso l'ignoranza ci ha fatto male Bertolini. Però continuano a vincere sempre. Perché Giannotti e Mastri sono due signori giocatori. Gattacci è pieno di giocatori di livelli da Serie D e oltre. Ipson, abbiamo già detto. Il Fano è una squadra che anche l'anno scorso ha partecipato ai Final Four, ha il capocannoniere del campionato che è Baldrati, che è un buonissimo giocatore. Caccinelli ha preso Pascucci quest'anno in una squadra abbastanza solida. Poi ci siete voi e l'Urbania, che è una bella squadra. L'Urbania. Bellissima squadra. Adesso diamo le partite della settimana entrante. Allora, Urbania Snels, Gattacci lunedì, quindi noi stiamo registrando oggi lunedì, la trasmissione andrà in onda domani martedì, la partita sarà, si sarà già disputata lunedì 15 alle 21:15. Lupo Pantano Pson, Oste, bella questa. Alla Celletta giovedì big match alle 20:45. Questa, guarda, ci sono le partite d'Eurolega il giovedì. Io posso meglio noi dell'Eurolega, dai Gio. Forse vengo a vederla, dai. Preferisci Spanulis. Poi Ravens Montecchio, Marotta Sharks, martedì 16 alle 21. Vi volevo dire che la partita della Lupo Pantano con l'Ipsun, che è una partita molto interessante, si disputerà la Celletta 21 e 45. Allora, solito 21, poi non so se ha spostato. Non lo so, 21, perché io l'ho copiato, l'ho stampato dal sito della Blue League. Poi Ravens Montecchio, Marotta Sharks, dicevamo martedì 16 alle 21. Montefeltro Carpegna, New Life Fano, venerdì 19 alle 21:15. New Basket Montecchio, Blue Crabs, giovedì 18 alle 21, Fermegnano Warriors, Calcinelli, venerdì 19 alle 21:15, che l'ignoranza riposava, l'avevamo già detto. Allora cosa promettete per questa partita? Io vi dico, li abbiamo incontrati in amichevole noi la settimana scorsa, cioè hanno una squadra, Iannetti, Zeppa, Terre è una forza della natura. Giulione, cioè sono siepi, cioè ce n'è. Sono belli tosti. Voi avete vinto. L'unica partita importante che abbiamo vinto. Loro sono in serie positiva da diverso tempo, penso, perché sono lì con le prime. Sì, adesso... Cosa prometti, Giomo? Lì sotto canestro, slarghi? da ruspare, da far battaglia, perché tanto adesso hanno preso in corsa anche a Terenzi. Perciò oltre ai vari Zeppa, Siepi, Frozelin, Cioè, una bella squadretta, diciamo, no? E quindi niente. E poi ci sono anche gli altri che sono meno conosciuti, ma anche Spadoni, uno che Bocconcelli. Sì, voglio, ma infatti sono lunghi anche. Nesti, sono una squadra molto lunga, diciamo. Appunto per quello. Voi siete lunghi lo stesso, perché anche voi avete... Io ho un giocatore che ha giocato in una delle squadre dove c'ero io, Cordella, Sevichi. Ma infatti anche noi dobbiamo fare il nostro e vediamo Nobili, Olivieri di portarla a casa se riusciamo. Ok, c'è del potenziale. Allora, con la promessa che cercano di portarla a casa, dai, dobbiamo, è un dovere. Allora, salutiamo, diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Nando, un saluto a tutti da Belli e uno da Giomone. Ciao a tutti. Ogni martedì su Radio Antenna 3 il basket è protagonista. Spicchi Arancioni, il basket dilettantistico si racconta alla radio con ospiti, interviste e curiosità. Ogni martedì alle 13 e alle 22 Fernando Tecchi vi aspetta per farvi conoscere il mondo del basket dilettantistico.